Telefonia mobile, vertice a Palazzo Widmann per indicare la strada da seguire per riuscire a conciliare la tutela della salute dei cittadini con collegamenti sempre più veloci per i cellulari di ultima generazione. Questa è la linea guida della provincia di Bolzano in accordo con i comuni altoatesini e gli operatori presenti sul territorio. A fare gli onori di casa il presidente della provincia di Bolzano, Luis Durnwalder. I responsabili dicono che loro faranno tutto il possibile quando ci sono alternative, di accettare alternative, di parlare con la gente, di informare la gente, di dimostrare anche i risultati delle misurazioni. E io spero che questo possa contribuire a ridurre un po' la paura. Dopo la riunione a porte chiuse con il presidente della provincia, dibattito e confronto tra i responsabili dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente, i sindaci, gli assessori, i rappresentanti delle comunità comprensoriali, i gestori della telefonia mobile, i vertici della RAS. Obiettivo: individuare una strada condivisa nella pianificazione e nelle procedure di aggiornamento della rete alle nuove tecnologie. Partendo da una situazione dove contiamo circa 800 antenne per la telefonia mobile, riteniamo molto importante arrivare a decisioni che sono poi portate anche da tutti, ovvero concordate e poi stabilite insieme. Questo riteniamo sia fondamentale per affrontare questo problema in futuro e riuscire così a concordare le soluzioni assieme a le ditte private, come pure anche la mano pubblica. Attraverso una maggiore collaborazione tra provincia, comuni e gestori, si punta ad una individuazione condivisa dei siti per nuovi impianti e a considerare gli interessi di tutte le parti coinvolte. Siamo in un periodo in cui le tecnologie cellulari hanno già avuto una forte evoluzione, ma avranno un'ulteriore evoluzione con l'avvento della tecnologia 4G. Questo succederà a partire dal 2013. Il tema è assolutamente molto attuale. Fondamentale è che anche i comuni nella fase della pianificazione giochino un ruolo attivo, propositivo, assieme ai gestori. Quest'anno abbiamo svolto negli ultimi due mesi una campagna di informazione e di sensibilizzazione nei confronti dei comuni e abbiamo avuto come risultato, come riscontro molto positivo, circa una trentina di contatti fra comuni e gestori. Sembra poco, ma non è poco, perché non in tutti i comuni sono previste infrastrutture nuove. Per cui una trentina di comuni che si sono messi in contatto col gestore sono un dato molto molto importante. Gli altri anni questo non era successo. L'intesa tra tutti i soggetti interessati deve essere fissata già nella pianificazione annuale, trova attuazione concreta nella riconfigurazione dei siti esistenti e nella costruzione di nuovi impianti. Io credo che la comunicazione sia un fattore di sviluppo molto importante per la nostra provincia, ma d'altronde naturalmente dall'altra parte sono le esigenze della popolazione che hanno naturalmente anche paure che sono comprensibili, pertanto è importante trovare delle soluzioni soprattutto per la telefonia mobile concertata, condivisa e il più possibile nel rispetto della salute pubblica. Il presidente del Consorzio dei Comuni ha ribadito l'unità di intenti per gli enti pubblici e i gestori sulla priorità assegnata alla tutela della salute per quanto riguarda l'elettrosmog. Bisogna far coincidere due interessi contrapposti, la tutela della salute e l'avanzamento della tecnologia, che è interesse tutto nostro anche. E io penso che l'incontro odierno sia stato molto utile perché ho trovato la disponibilità assoluta dei vari gestori in futuro di concertare l'individuazione e anche la determinazione delle caratteristiche dei nuovi impianti. Perciò ci sarà anche una specie di protocollo d'intesa tra provincia, comuni e i quattro gestori che in Italia sono presenti in questo ramo per concordare questo nuovo tipo di collaborazione per i nuovi impianti, i nuovi siti, per non avere poi le conseguenze negative di proteste e altre cose. A margine del convegno è stato ribadito l'impegno della provincia a collegare tutto l'Alto Adige entro il 2013 con la fibra ottica. Gli investimenti nelle infrastrutture digitali sono investimenti nel futuro, combattono lo spopolamento della periferia, rafforzano la politica di radicamento sul territorio.